Noi non avevamo detto solo fesserie, eravamo dei frodatori, dei fraudolenti, dei delinquenti, dovevamo essere licenziati, no, licenziati e poco, arrestati, fucilati. No, una ostilità paurosa, soprattutto da scienziati di cui si sapeva legati in un modo o nell'altro all'apparato militare. Simultaneamente però i giornali si riempiono dei rapporti di strane armi, di strani oggetti usati, che cominciano a essere usati nelle guerre del Medio Oriente, nei Balcani e anche in Cecenia. Cioè anche i russi sono coinvolti. E armi di che natura? I carri messi fuori uso dalla prima guerra del Golfo in poi non erano più riconoscibili nella loro silhouette, erano diventati dei blob di metallo fuso. Un carro armato pesa sulle 40 tonnellate. Fondere 40 tonnellate d'acciaio richiede un'energia nettamente superiore a quella che un normale proiettile convenzionale può usare. Non solo, si trova che questi metalli spesso e volentieri erano radioattivi. Poi vedo in una trasmissione della televisione francese in cui si faceva vedere la scena in un ricovero antiaereo di Baghdad, questa è sempre la prima guerra del Golfo, in cui un missile lanciato da un aereo aveva forato una barriera di cemento di alcuni metri, ma quello che si vede è che sulla parete c'erano tre ombre di persone volatilizzate. Finora nella storia militare queste cose sono state fotografate solo a Hiroshima. Cioè una si vedeva che era una donna incinta, si vedeva chiaramente il pancione. Cioè persone che al momento dell'esplosione sono state volatilizzate, no? Quindi vaporizzate, quindi nessun esplosivo convenzionale è capace di vaporizzare, di ridurre allo stato di vapore una persona, e però, dato che il processo ha richiesto un minimo tempo, in quel tempo la persona faceva ombra, per cui la fotografia, la parte coperta è rimasta in ombra, perché diciamo, il flash di raggi gamma emesso è durato un tempo molto più breve. Dopodiché quando uno va là vede l'ombra disegnata sul muro. Cioè, vedete in quel ricovero di Baghdad è successo una esplosione nucleare. Però a questo punto sorge la contraddizione, ma noi sappiamo che le bombe atomiche o distruggono un'intera città o niente. Questo ha distrutto solo questo palazzo e nient'altro. Cioè è una mini bomba, ma una mini bomba ha una contraddizione, almeno sulla base della fisica nucleare conosciuta, ed è la massa critica. Adesso immaginatevi di mettervi nei panni di uno stratega militare, il quale a un certo punto fa la domanda in genere: ma ci sta un modo per far ottenere un processo di fissione nucleare allargata, quindi una reazione a catena, cioè una reazione che coinvolga simultaneamente molti nuclei fissi di uranio al di sotto della massa critica? 1400 kg di uranio naturale esplodono con la violenza di 20.000 tonnellate di tritolo, 1400 kg. Quindi 1400 grammi, cioè 1,4 kg di uranio naturale, esplodono con la violenza di 20 tonnellate di tritolo, sembra un bel botto. E 140 grammi di uranio naturale esplodono con la violenza di 2 tonnellate di tritolo. Risultato: un proiettile di 140 grammi di uranio naturale è equivalente a una cannonata di un grosso calibro di una corazzata della Seconda Guerra Mondiale. Il militare a questo punto dice: questo è interessante per me, perché io posso ancora scalare, invece che 140 grammi faccio 14 grammi, ottengo sempre 200 kg di tritolo. Insomma, io con un tenete conto che una granata d'artiglieria da campo medio su 50 kg, quindi io con un colpo di pistola ottengo l'effetto di una cannonata. Questa si chiama arma che mi interessa. Il processo che vi descrivevo all'inizio, allora a cosa dà luogo? Prendete dell'uranio naturale,
Questo uranio naturale, supponete che lo carichiamo di deuterio, rimanendo appena al di sotto della soglia a cui scattano le fusioni fredde. Quindi è non può, a questo punto è non può. Dopodiché ci mettiamo attorno una piccola carica esplosiva, di esplosivo convenzionale, che serve a dare una compressione al momento dell'uso. Oppure uno può speculare se il proiettile sparato a gran velocità sulla compressione derivante dall'urto col bersaglio. Allora, sono possibili, varie possibilità. Allora, il proiettile viene sparato, colpisce il bersaglio, o la compressione dovuta all'urto, o l'esplosione di una carica esplosiva ausiliare comprime l'uranio in maniera che la soglia di deuterio eccede la soglia della fusione fredda. Parte la fusione fredda, produce il campo di 16 MeV che schioda il nucleo di uranio, un po' di nuclei di uranio, solo quello 235. Capite che non è necessario farlo particolarmente puro, perché dato che non è un fenomeno particellare, ma è un fenomeno ondulatorio, cioè un campo che scuote, allora i 238 restano come sono e i 235 si rompono. Risultato. Allora, e poi c'è il botto, naturalmente. Risultato. Il botto può essere efficiente, perché come si vede dall'esperimento fatto con i nuclei di palladio, il procedimento sui nostri catodi di palladio dava luogo alla fissione del 10% dei nuclei di palladio presenti nella zona della vita, che è una buona percentuale. Tenete conto che nelle esplosioni nucleari tipo Hiroshima è stato calcolato è l'1% dei nuclei al più di fissione, l'altro 99% in nuclei. Benissimo. Allora, a questo punto supponete che adesso voi andate sul campo di battaglia, quindi chiaramente l'effetto è limitato perché è l'equivalente di 2 tonnellate, quindi voi avete distrutto un carro armato, avete distrutto un edificio, ma non un'intera città, quindi l'effetto è contenuto. Supponete che andate sul posto, trovate uranio, naturalmente, e lo trovate, come lo trovate questo uranio? Lo trovate impoverito, perché? È perché un po' di nuclei di uranio 235 hanno fissionato, no? Allora non è che quello è come inevitare per depistare, dicono ah sì sì è vero, dato che l'uranio è molto denso, noi per dare una bella botta al bersaglio facciamo i proiettili di uranio, così quelli danno. E dato che ci troviamo per ragioni pratiche un sacco di uranio impoverito che non costa niente, usiamo. No, questo è un depistaggio. L'uranio non era impoverito prima, si è impoverito al momento dell'urto. Capite? È diventato impoverito. All'inizio era uranio naturale. Vabbè, nulla osta. Ovviamente se uno vuole fare più piccoli proiettili può usare anche uranio debolmente arricchito. Cosa? Perché è chiaro, uno guadagna un po'. Cioè se invece di usare l'uranio naturale con 7 per 1000 usasse un uranio debolmente arricchito, che è il 2% per esempio, ottiene dei fattori di scala, che probabilmente è quello che è accaduto al proiettile israeliano trovato a Kiam, in cui supponete che fosse arricchito, spariamo un numero a caso, il 2%, ne è fissionato il 10% di questi nuclei, quindi alla fine il risultato finale è un uranio che è ancora un po' arricchito rispetto al livello naturale. Questa può essere la spiegazione, perché capito, non ci sono altre spiegazioni. Arricchire l'uranio in officina costa moltissimo, come insegna adesso il caso iraniano. Sarebbe una stupidaggine assoluta fabbricare con uranio arricchito un proiettile non nucleare. Se là c'era uranio arricchito vuol dire che c'era qualcosa di nucleare, c'è poco da.